Buonasera e ben ritrovati a tutti voi da azienda USL Toscana Centro Informa. Un nuovo appuntamento con la sanità tutta pratese. Ci occuperemo in questa puntata di demenze, di cure intermedie e quindi soprattutto di un nuovo presidio sociosanitario a disposizione dei malati del nostro territorio e delle loro famiglie. Vado allora a presentarvi gli ospiti di questa puntata. Un saluto alla dottoressa Lorena Paganelli, direttore della Società della Salute dell'area pratese. Buonasera e benvenuta. E abbiamo accanto a lei la dottoressa Donatella Calvino che è invece il direttore della geriatria del Santo Stefano di Prato. Buonasera, Buonasera. grazie Buonasera. per essere con noi. Allora partiamo da una buona notizia, lo vediamo anche dal titolo di questa puntata, è stato inaugurato circa 15 giorni fa questo nuovo presidio sociosanitario, la Melagrana, in via del Guado a Narnali, eh, una struttura eh, che vede l'integrazione di più eh, moduli di cura. Eh, due di questi sono dedicati all'assistenza di persone malate di demenza, abbiamo un centro diurno di cui poi ovviamente parleremo, ed un modulo residenziale di RSA. Partirei quindi dalla dottoressa Calvani, che cosa si intende per demenze, quali tipi di demenze ovviamente conosciamo e cosa ci dicono i numeri a livello provinciale e pratese? Sì, di nuovo buonasera. La demenza è una patologia, come dire, ingravescente, è una patologia che riconosce diverse cause. L'Alzheimer è quella più conosciuta, è quella di cui vi parliamo, ma accanto all'Alzheimer ci sono altre patologie che, come dire, hanno tutte un po' lo stesso destino, cioè di essere malattie che sono, come dire, inguaribili, che si caratterizzano per fasi diverse e che però sono, come si dice, curabili. No? Nel momento in cui noi ricerchiamo la miglior qualità di vita possibile per la persona e per chi si prende cura della persona con malattia. Quindi questo è importante perché, ripeto, che cosa vuol dire quando una malattia è lunga ed inguaribile? Che è una malattia si accompagna a molti costi, soprattutto umani, ed è una malattia che in ogni momento, in ogni fase, deve avere il setting di cura adeguato. Quindi c'è la fase diagnostica, c'è la fase in cui si comincia, come dire, a scompensare la famiglia, c'è la fase del grande scompenso appunto comportamentale. E questo è un po' l'elemento caratterizzante di tutte le demenze, cioè la famiglia arriva ad un momento di grande stress che è legato non solo al tempo di assistenza ma proprio anche ad una fase psicologica per cui c'è bisogno di un supporto per far sì che le persone possono rimanere più a lungo nella loro casa ma supportate appunto questo. Ecco, come dicevamo Alzheimer ma non solo. Quali altre demenze si conoscono? Sì, le demenze degenerative sono altre, come per esempio la demenza frontale, la demenza frontotemporale, che è una demenza molto grave perché diciamo, la, si manifesta più che con il deficit amnesico, con il disturbo del comportamento, per cui la persona magari ricorda in un modo strano, però non è più lui e quindi non è più lui che fa sì che abbia comportamenti inadeguati perché l'obi frontale sono quelle che ci danno la, la socialità, no? lo stare. La demenza a corpi di Levi, che è una demenza che è molto simile al Parkinson, quindi con una, con una sintomatologia molto simile al Parkinson, ma non è il Parkinson, anzi è una demenza che risponde per esempio malissimo a tutti i tipi di terapie, soprattutto appunto anche ai farmaci che si usano per il comportamento che sono appunto cosiddetti neurolettici tipici, tipici e quindi come dire, non ha nessun aiuto farmacologico. No? E poi ci sono anche eh, le demenze, per esempio vascolari, che sono una grande, come dire, un grande numero, una grande varietà, e sono per le demenze forse dove effettivamente l'aspetto preventivo potrebbe avere più eh, importanza perché come dire tutti i quei fattori e quelle prevenzioni che si hanno verso le patologie in qualche modo cardiovascolari come diranno, hanno ovviamente ancora più valore verso le demenze, ancora più valore, lo stesso valore appunto. E quindi lo stile di vita, e quindi insomma i controlli dei fattori di rischio, della pressione, i controlli cardiologici, insomma, e ripeto, il movimento, tutto quello che, che fa la dieta adeguata, tutto quello che fa la qualità di vita, no? che diventa importante proprio nel senso preventivo. In termini di diffusione di demenze a livello territoriale, che cosa sì, ci dicono i loro allora, Scusi, eh, i numeri sono numeri che non eh, non sono come dire, assoluti, in quanto non esiste un registro di demenze. I numeri che noi abbiamo sono i numeri che, in qualche modo, eh, ci fornisce l'Agenzia regionale di sanità e come dire, sono oh, mh, tratti indirettamente dalle dimissioni ospedaliere, dalle prescrizioni farmaci quindi, sono tutti numeri che contribuiscono a delineare il, il numero, ma non sul numero assoluto. Si conta che a Prato siano gli ultra 65 anni, 5000 e qualcosa ma un elevato numero eh, meno registrato sono quelli che sono sotto i 65 anni quindi si sì, va sempre sui 6.000 insomma e, e sono numeri molto molto importanti evidentemente che non sono i numeri perché la persona con demenza più delle volte è nella famiglia e qualcuno ancora non arriva ai servizi quindi, quindi dico, sono numeri indicativi, indicativi appunto non, non assoluti nei nostri ambulatori per esempio nell'ambulatorio per i disturbi cognitivi appunto sono elevato il numero di persone che sono in carico ma ancora come dico perché la rete deve essere fitta e perché è importante appunto avere sempre proiezioni che sono tra l'ospedale e il domicilio perché va anche intercettato il bisogno certo. no? quindi perché chi arriva arriva ed è in carico ma c'è un grande numero di persone insomma, che arrivano, sono nelle fasi di grande scompensa. E a proposito appunto di rete, di servizi integrati sul territorio pratese lo abbiamo detto, lo abbiamo accennato in apertura di puntata esiste questo nuovo presidio sociosanitario, la Melagrana siamo andati al taglio del nastro questo momento molto partecipato è e abbiamo incontrato il dottor Giancarlo Landini, direttore del Dipartimento Specialistiche Mediche dell'ASL Toscano Centro, che ci ha spiegato un po' più da vicino che cos'è questo nuovo presidio sociosanitario La Melagrana. Sentiamo. Il presidio è un presidio che nasce sul territorio di Prato per riequilibrare le attività del nostro territorio rispetto a il nostro ospedale. È stato investito tanto sull'ospedale di Prato, cominciamo a investire anche sul territorio. Questo poi è una, una struttura importante perché ha molte, ha molte funzioni insieme. La prima funzione è quella di avere delle cure intermedie, 30 letti di cure intermedie, gestiti H24 e integrati alla geriatria dell'ospedale che permetterà di, eh, di mettere meglio i nostri malati, i malati che hanno dimissioni complesse. Oltre a questo abbiamo anche lo sviluppo di tutta la parte sulle demenze, sapete che la demenza è un'epidemia del terzo millennio, quindi noi cominciamo a curarli in maniera diversa in questo posto perché abbiamo un diurno Alzheimer che mantiene qui con attività varie educatori e geriatri questi malati di Alzheimer e dementi e abbiamo anche la possibilità di ricoverarli in un modulo di nove posti letto. E oltre a questo si associerà anche la fruizione del giardino Alzheimer, che è una eccellenza pratese, che non è presente da nessuna parte Scana Centro e che è una cosa importante perché comincia a mettere in rapporto questi malati con il verde. Verde e cura insieme, meno farmaci e più eh, eh, attenzione. Per quanto riguarda la parte Alzheimer, da il territorio, quindi il rapporto fondamentale con i medici e in medicina generale. Per quanto riguarda le cure intermedie, dall'ospedale per ora, nel senso che i pazienti che hanno dei problemi complessi di dimissione, che hanno bisogno ancora di fare una parte delle cure o hanno problemi sociali o hanno bisogno di una riattivazione motoria, possono essere interizzati dall'ospedale alle cure intermedie. Nel futuro vorremmo aprire anche questa struttura di più al territorio. Tre moduli diversi ma comunque integrati, integrati dalla nostra geriatria, diretta dalla dottoressa Calvani, la quale gestisce gli ammalati in ospedale, ma però anche fuori in questi tre moduli. È chiaro che noi queste cure intermedie dovremo esternalizzarle in qualche modo, perché è un impegno importante eh, di personale. Quindi saranno esternalizzate, ma comunque integrate alla gerarchia. E questa è la cosa molto importante, perché non crea fratture, ma crea ponti. Sarà un esperimento importante per tutta l'Austro-Scana Centro ed è fatto per la, per la prima volta a Prato. Grazie al dottor Giancarlo Landini ovviamente per questa intervista. Quindi sul territorio pratese un presidio vicino alle famiglie, prima di parlare di cure intermedie con la dottoressa Paganelli volevo chiedere ancora alla dottoressa Calvani quanto è importante davvero per le famiglie poter contare su un tipo di assistenza davvero multidisciplinare e quanto migliora la qualità della vita di un paziente con demenza. Sì, in il, casi. Il, il diurno oh, demenza, appunto, diurno alzarmi, come ha detto Tollandini, è un diurno che si caratterizza proprio perché è rivolto, come ho detto, alla, alla persona. E al familiare, cioè è, mh, come dire, è proprio finalizzato a mantenere la persona nel proprio contesto appunto, domiciliare. E quindi, per far questo, è cosa, che cosa, qual è il modo di fare? Non solo eh, ricercare appunto terapie che mantengono più a lungo possibile le funzioni eh, residue della persona, ma far sì che il disturbo comportamentale in qualche modo sia gestito. In un modo più uh, appropriato e quindi individuare strategie che siano trasmissibili qualche caregiver e quindi riproducibili in un contesto per lo più familiare. Quindi questo è un aspetto molto importante perché, come dire, diventa la casa di loro, cioè diventa il luogo dove effettivamente in, con terapie come dire, non farmacologiche, con terapie per lo più ambientali, si cerca di creare appunto un, un contesto che sia. Eh, come dire di grande sollievo, di grande sollievo e come dire l'obiettivo rimane sempre il benessere, cioè il maggior livello funzionale possibile in assenza di stress e di del, dolore del per la persona e perché se ne prende cura. Le terapie infatti sono terapie come si diceva non farmacologiche e, e diciamo il modello è quello un po' del gentle care, il modello della, che si rifà ad una uh, fisioterapista canadese si chiama Moira Jones, che vuol dire che cosa? Vuol dire creare un, un ambiente che sia eh, protesico e quindi come dire che compensi le disabilità ma allo stesso tempo che dia modo di esprimere le autonomie e la libertà. Questo ambiente protesico sono gli spazi ma sono anche le persone. Cioè la persona quando è protesia, quando sa che cosa può chiedere? a questa persona quindi l'educazione, la formazione, il counseling del caregiver diventa estremamente importante. In un ambiente protettivo ma anche allo stesso modo che sia da stimolo sì. per, per i pazienti. Ecco, cure intermedie, ne sentiamo spesso parlare anche sulla cronaca e ciò che sta, possiamo dire, tra il pronto soccorso, quindi tra il presidio ospedaliero e il domicilio, la propria casa. Eh, quanto è importante avere modelli come quello eh, del presidio sociosanitario La Melagrana? Sì, come diceva il dottor Landini nell'intervista a Prato si andrà a sperimentare uno dei primi modelli in Toscana perché le cure intermedie ci sono di tre livelli, quindi tre livelli assistenziali. Il modello, quello che sperimenteremo, appunto che andremo a realizzare con 30 posti letto a Prato, appunto è il modello con un'assistenza medica sulle 24 ore, chiaramente anche infermieristica e quindi diciamo il modello assistenziale più alto. Eh, qual è il valore importante di questo progetto che appunto andiamo a realizzare a Prato? Ecco, mh, spesso Prato passa alla cronaca alla nostra cronaca locale proprio perché appunto diciamo, abbiamo problemi di ingolfamento all'ospedale, cioè abbiamo tante persone che si rivolgono al nostro presidio sì. ospedaliere. Pronto questo... soccorso che anche l'anno scorso ce l'hanno detto i numeri appunto diffusi certo. dall'ASE, è il primo in Toscana è il primo in Toscana, è... è il primo in Toscana chiaramente è un pronto soccorso che funziona molto bene, ci sono professionisti veramente molto molto bravi e chiaramente siamo in una provincia molto importante dal punto di vista abitativo, insomma siamo la seconda provincia in Toscana. Quindi è chiaro che, come dire, questo afflusso al pronto soccorso c'è ed è naturale che ci sia. Quindi, però, qual è la soluzione che diciamo ormai i servizi sono arrivati alla determinazione di dover, come dire, conseguire non solo il rafforzamento del pronto soccorso, che è un'operazione importante, che ha un suo valore e che deve essere fatta. Però contemporaneamente è necessario come dire, aggredire il territorio, nel senso realizzare nel territorio quei servizi e quelle opportunità appunto che possano permettere alle persone e soprattutto direi a medici di medicina generale di non inviare pazienti al pronto soccorso, ma appunto di poterli trattare direttamente sul territorio. È chiaro che dai le questo il modello dei letti di cura intermedie, il livello più alto assistenziale che andiamo a realizzare da questa, a questo servizio da dove si accederà? Si accederà dall'ospedale, quindi i reparti, soprattutto la dottoressa Calvani che sarà anche la responsabile del, di questo progetto delle cure intermedie, quindi potranno, i reparti potranno avere la possibilità di fare delle dimissioni protette e quindi all'interno appunto di questo progetto delle cure intermedie. Questo creerà un movimento, quindi diciamo una Ammissione in ospedale ma allo stesso tempo anche un percorso di dimissione, chiaramente da collegarsi al medico di medicina generale. Questo per l'azienda USL è un progetto molto importante e anche economicamente impegnativo perché costerà all'anno 1.200.000 euro. Possiamo Quindi... fare alcuni esempi di casi che potrebbero beneficiare appunto dei letti di cura intermedie? Ma eh, diciamo il, le, la tipologia come dire, più classica di queste persone potranno essere le persone come dire, che dopo un periodo. Appunto, di eh, problematica più acuta avranno, diciamo, una situazione più stabilizzata, ma magari ci sono una serie di problematiche per cui hanno bisogno, comunque, di un'assistenza sulle 24 ore. Un'assistenza di tipo sanitario, anche di tipo medico. Che a casa, naturalmente, non è possibile realizzare. Quindi, appunto, come dire, eh, tenerli in ospedale sono persone che sarebbe troppo perché è un'assistenza non necessaria al loro tipo di bisogno. Rimandarli a casa sarebbe. Troppo poco. Quindi, i letti di cura intermedie nelle quali le persone saranno ricoverate un periodo molto breve, appunto tre settimane, non di più, proprio perché si immagina che ci debba essere un passaggio anche dall'ospedale alle cure intermedie al domicilio con il proprio medico di, di medicina generale. Mi preme anche sottolineare che accanto a questo progetto noi stiamo partendo con una riorganizzazione perché già a Prato avevamo altri 23 letti di cura intermedie nel vecchio ospedale e di cui una parte di questi letti di cura intermedio con l'apertura di questo ulteriore modulo saranno affidati ai medici medicina generale. Quindi diciamo la possibilità per i medici di medicina generale di poter loro direttamente ricoverare all'interno di questi letti di cure intermedie, proprio perché appunto il collegamento fra ospedale territorio e medici in medicina generale cioè, deve essere più stretto. più stretto e più fluido. come anche, eh, come nel... anche il nucleo al certo. il nucleo è un altro nodo della rete infatti. Sì, no? ecco. eh, a proposito invece della società della salute sì. che lei rappresenta, un nuovo modern, modello di gestione anche eh, sanitaria a livello locale, servizi sanitari e sociali integrati sempre più con l'ASL, il futuro ci parla di questo. Il futuro ci parla di questo perché i problemi che i nostri cittadini portano sono problemi complessi, ci sono le famiglie, appunto, con problematiche importanti, gli anziani non autosufficienti, le persone con disabilità. Quindi, noi abbiamo bisogno di immaginare appunto, che ci sia sempre una maggiore integrazione nella presa in carico di questi problemi. Quindi, il medico da solo non basta, ci vuole lo psicologo, il neuropsichiatra, l'assistente sociale, serve integrazione. L'azienda USLA in Toscana ha fatto un'operazione molto importante perché c'è stata una razionalizzazione, un accentramento che ha portato anche a risparmi e economie. Chiaramente però le persone dove stanno? Stanno nei territori, stanno nelle, nei luoghi e quindi c'è la necessità appunto di far sì che le politiche territoriali, sociali e sanitarie, sempre maggiormente integrate, però possano essere sempre più vicine a chi li amministra e quindi alla parte politica, perché chiaramente appunto il sindaco e la Massima autorità sanitaria di territorio ed è quello che, come dire, rappresenta più di tutti i cittadini anche perché è eletto, quindi i servizi devono essere vicini al territorio e anche ci deve essere una gestione che è molto vicina. Quindi il modello Società della Salute vuole proprio integrare da una parte le politiche che portano avanti le amministrazioni comunali, quindi sul fronte più sociale, dall'altra parte le politiche e i servizi che portano avanti l'azienda sul fronte sanitario. L'obiettivo: qual è? Non è chiaramente quello di costruire ma quello appunto di efficientizzare le risorse e far sì che soprattutto che gli operatori possano lavorare insieme con l'obiettivo davvero di poter dare sempre migliori risposte ai cittadini voglio anche qui, perché appunto anche questa è un'esperienza che stiamo facendo a Prato, a Prato proprio sempre nell'ottica di avvicinare l'ospedale al territorio abbiamo messo su accanto al deservice pediatrico un deservice geriatrico eh. proprio per far sì che gli anziani che arrivano al pronto soccorso, perché comunque ci saranno delle persone che hanno bisogno del pronto soccorso, possano avere un percorso dedicato a loro che eviti la fila che è Eviti l'attesa con un contatto diretto fra il medico di medicina generale e i medici della geriatria. Cioè questo servizio è a disposizione sì. qui all'ospedale Santo Stefano? Sì, Va, appunto, è molto importante, è un percorso che si sta costruendo. Quello che, che è bene sottolineare è che è il pronto soccorso che individua l'adeguatezza di quella persona per il percorso geriatrico, quindi non è che le persone arrivano al pronto soccorso accedono, e vengono in geriatria C'è cioè comunque un filtro un, diciamo. sì, quindi un filtro, è importante, stiamo costruendo proprio un sistema perché questo diventi efficace ed efficiente che sia veramente utile alla persona. Volevo aggiungere qualche cosa certo, in chiusura, esatto, se in chiusura, mi è concesso. Sì. E, il, il nucleo di eh, demenza è veramente la novità di questo servizio perché è veramente un'esperienza sì. nuova e anche questo è un nodo della rete importante perché sarà dedicato a persone con gravi disturbi di comportamento ingestibili in ospedale e anche lì quindi che cosa? L'ingestibilità che diventa gestibilità in un setting di cura adeguato come quello appunto del, del nucleo che è sempre nella melagrana appunto uno spazio di nove posti letto dedicato a queste persone veramente che non sarebbero ben curati in un ambiente come lo Assolutamente, quindi una struttura davvero preziosa, sì. prima di tutto lo ricordiamo per i pazienti, per i malati eh, che sono sempre certo. al centro dell'attenzione dell'azienda sanitaria e di tutte le loro famiglie, perché ovviamente è una presa in carico garantita, eh, professionale e attenta. Grazie allora alle nostre ospiti, la dottoressa Lorena Paganelli e la dottoressa Donatella Calvani per essere state con grazie, noi. Grazie e voi a voi. Yeah. E grazie a tutti voi per averci seguito. Azienda Usle Toscana Centro torna con altre informazioni ed altre informazioni approfondimenti. L'appuntamento è per giovedì 2 maggio alle 20 su TV Prato. Grazie per averci seguito, a voi tutti una buona serata, arrivederci.